Eccoci di nuovo qui con una nostra puntata di pillole di psicoalimentazione. Stiamo parlando di qualche cosa, di un concetto di eticità e quindi anche di consapevolezza. E ora vorrei darvi qualche indicazione per portare la consapevolezza in ogni momento della vostra vita. E vi chiedo, ma vi ricordate l'ultima volta che avete mangiato qualcosa? Ve la ricordate? Vi ricordate il sapore? Vi ricordate veramente che cosa, com'era la consistenza? Tutte le sfumature? E spesso quando faccio questa domanda tutti mi dicono, no, aspetta, che ho mangiato prima è sparita questa cosa, perché noi non portiamo la consapevolezza neanche e soprattutto quando mangiamo. Ricordiamoci, bisogna essere sempre presenti a noi stessi e la masticazione è fondamentale. Non ci hanno inventato una bocca così a caso, tra l'altro ci hanno messo un naso qua. Cosa significa questo? Che quando prendiamo le cose, il cibo, dovremmo anche annusarlo prima. È una cosa molto importante, perché abbiamo dei sensi che ci servono a sapere se la cosa è salubre, se è insalubre, ma anche se mi va, perché a volte mangio così, con il pilota automatico. Per cui la masticazione è una cosa fondamentale. Quindi cosa si fa? Quando noi mangiamo, con cosa si mangia? Con degli oggetti? Come si chiamano questi oggetti? Si chiamano posate, perché vanno posati, ovvero si prende un boccone, si posa e in questo modo si dà il modo al nostro corpo di agire. Cosa succede? Si mette in moto la saliva, cominciano a uscire fuori gli enzimi digestivi, per esempio la ptialina, altri enzimi che servono per gli amidi. Se noi buttiamo giù tutto insieme, quando arrivano allo stomaco, questi vengono totalmente distrutti dopo poco. Quindi un modo per digerire bene, per dimagrire, per rimanere al proprio peso forma, per stare bene, per non buttare giù aria. Tanti mi dicono, mangio e ho una pancia immensa. Magari hai mangiato velocemente, hai buttato giù troppa aria. Per cui ricordiamoci, la masticazione è fondamentale. Vi darò un esercizio da fare la prossima volta che mangiate, che mettete in bocca qualche cosa. Provate solo una volta a chiudere gli occhi e a sentire cosa accade, perché ci sono delle emozioni in gioco, ci sono delle cose che si comprendono che magari fino a questo momento nessuno ha compreso. Quando ho fatto queste cose nei miei corsi che faccio, spesso mi dicono, ma lo sai Marilu, ho sentito la lingua che si muoveva, ho sentito tutte le sfumature, cose che, delle scoperte che non facciamo se non ci fermiamo, siamo lì, stiamo mangiando, è quello il nostro tempo. Vi concludo con una, ho scritto nel mio libro Donne Sole, alla fine del libro, ma molto veloce, 10 cucchiaini di consapevolezza per dolcificare tazzine di felicità. E solo il primo vi leggo. Abbi cura del tuo presente. La vita è una somma di attimi.